In questo breve video un frammento del podcast contemporaneamente, integralmente C'è disponibile chi su pensa Canale che 42 su RT. l'umanità intera sia responsabile della crisi ecologica, crisi sistemica, quindi far risalire l'inizio della crisi al momento in cui si insedia l'agricoltura, addirittura la rivoluzione industriale, e pensa che l'umanità intera, essendo responsabile, può attraverso il suo ingegno anche proporre delle soluzioni tecnologiche. C'è chi invece pensa che sia il modello capitalista a essere responsabile, quindi chi invece affronta il tema dal punto di vista del capitalocene, e chi ci pensa invece, soprattutto da questo lato del mondo, quello dell'America Latina, pensa che sia la crisi, l'origine della crisi, ma anche l'origine della separazione tra uomo e natura, che poi è alla base del modello della modernità e anche delle contraddizioni che stiamo vivendo, vada fatta risalire alla conquista. E quindi l'analisi debba essere permeata, diciamo, da una lettura decoloniale anche della crisi ecologica. Questi sono i tre elementi che, a mio parere, non Io possono sono essere essere separati. contestati, nel quale l'Ecuador, che è un paese che tradizionalmente dipende dall'industria estrattiva, quindi dall'estrazione petrolifera, ha deciso qualche mese fa, stragrande maggioranza, con una consultazione popolare, di tenere sottoterra petrolio sottoterra in una zona ad alta biodiversità, quella del Parco Yasuní, che è anche, diciamo, caratterizzata dalla presenza di importanti comunità indigene non contattate. Questo caso è un caso emblematico che sta facendo storia, perché per la prima volta la maggioranza di un paese, che appunto, ripeto, dipende per le sue entrate dall'industria estrattiva petrolifera e mineraria, ha deciso Filosofi e di cambiare sociologi passo. avvisano sui rischi di polarizzazione nei social che rinchiude gli esseri umani in bolle fittizie di mondi immaginari, rendendoli E diciamo, vulnerabili è per questo che mi e manipolabili. sono avvicinata al design, per non scegliere una professione ben definita, ma per innamorarmi del processo di risolvere le sfide. E da qui menziono il design thinking, che è appunto diciamo, un termine coniato negli anni Ottanta dall'Università di Stanford di Essendo Ingegneria e questo un Design. Quindi problema sistemico, complesso, soprattutto accennato anche al low tech literacy, nel mio team ne parliamo molto e facciamo molta ricerca su non tanto l'analfabetizzazione, ma anche quella soprattutto quella sul digitale, dove quasi il 100% degli utenti, delle persone online negi Stati Uniti d'America sono diciamo low tech literate, quindi hanno difficoltà, non hanno tutte le competenze verbali, cognitive e diciamo visive per capire i contenuti, e da qui quindi iniziano tanti, diciamo, La scams, capacità di tanti capire fake forse è news. veramente il problema del futuro per tutto il mondo. Design come processo, questa cosa è molto bella, molto, molto interessante. Una Cercando un rassegna. po' di numeri, risulta un'umanità molto squilibrata tra ricchi e poveri. L'1% sono ricchi. Il 20% sono benestanti dei paesi industrializzati, ovvero i grandi consumatori, il restante 80% sono poveri di Asia, Africa e America Latina e solo lo 0,1% sono le leadership che Abbiamo governano il mondo. concordato Dunque, tutti i giudici sul fatto che esistano delle correlazioni intime tra la violazione dei diritti umani e la violazione dei diritti della natura. Se si violano i diritti della natura, automaticamente questo comporta anche una violazione dei diritti umani e viceversa. Chi però alla fine cerca di sottolineare questo punto e portarlo all'attenzione dei decisori politici spesso viene additato come ecoterrorista, come criminale, come minaccia, diciamo, all'interesse nazionale. E questa è una contraddizione che va prima o poi sciolta. Lo dico anche perché è paradossale. Io ho partecipato come advisor politico dei movimenti indigeni ai negoziati ONU sui minerali. La parte sull'empatia non è una cosa semplice, soprattutto pensando a come queste tecnologie, guardando uno schermo, ci sono tanti studi di Harvard, Stanford, studi provenienti da tutto il mondo che hanno provato che al di là dell'età, qualsiasi persona che si ritrova davanti a uno schermo per più di tot ore, purtroppo si riduce il livello di empatia, di capire come gli altri riescono a capire, come tu puoi capire le emozioni, i sentimenti. Contemporaneamente trovate dialoghi di arte, scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema, economia e molto altro.
per leggere il contemporaneo attraverso il pensiero dei suoi più autorevoli interpreti.